Quando hai un problema, quando hai un ostacolo nella tua vita, che cosa fai? Seguimi questo video e scoprirai alcune tecniche, alcune strategie che ti permetteranno di vedere il problema da un altro punto di vista. Oggi attraverso questo video parliamo di percezione, ma che cos'è la percezione? Vedere le situazioni, le problematiche, gli ostacoli da un'altra angolazione. Ovviamente per superare una difficoltà, per superare un problema, ci sono tante altre strategie, ma è importante vedere quali sono i vari punti per poter riuscire a osservare questa situazione da un altro punto di vista. E quindi esiste la percezione. Quindi potresti vedermi così, oppure anche così. Ma intanto analizziamo che cos'è la percezione. Ovviamente è guardare le cose in modi diversi, ma non solo guardandole, osservandole, ma anche solo percependole, sentendo quelle situazioni, quelle circostanze. E poi c'è anche la base dell'ascolto, quello che ci diciamo in base a quello che vediamo. Osserviamo un problema e nello stesso problema ci diciamo delle cose e abbiamo delle sensazioni. Quindi, come possiamo smontare questi tre canali, che sono dei canali sensoriali, no? La vista, l'udito e le sensazioni. Quindi la percezione avviene anche attraverso delle sensazioni, non solo da quello che abbiamo visto. Perché tu puoi vedere il mondo con occhi diversi, in base a che cosa? In base alle esperienze che tu fai in quell'ambiente che tu vivi. Quindi, che cos'è a questo punto la realtà? La realtà è qualcosa che viene trasformata attraverso le tue esperienze, le tue convinzioni, quello che pensano gli altri di te, quello che pensi di te stesso e quello che immagini attraverso una visione del futuro. Quindi uno degli elementi essenziali è iniziare a giocare su questa dinamica, quindi guardarsi in seconda persona, magari immaginare che c'è un altro te al tuo fianco che ti sta osservando e magari ti sta dando dei consigli, ti sta dando dei suggerimenti, oppure ti puoi vedere in terza persona, dall'alto. E vedi una situazione in un modo completamente differente. Se ti è capitato anche a te di camminare in montagna e vedere dall'alto il paese, noterai che troverai dei punti di vista completamente diversi. Quindi, se ti focalizzi costantemente su quel problema e il problema è all'interno di una scatola, è difficile che potrai trovare una soluzione. Quindi è molto meglio allenare la tua visione periferica, allenare il tuo modo di vedere le cose da un'altra angolazione. Quindi inizia a fare subito questo esercizio, vedere te stesso in seconda persona, in terza persona e focalizzarti sul tuo futuro, focalizzarti su quello che vuoi realizzare, superando il tuo problema, avendo già superato il tuo problema. E un'altra domanda che ti puoi fare, anzi due domande, qual è la percezione che hai te di te stesso? E la seconda domanda è qual è la percezione che gli altri hanno su di te? Perché ovviamente, magari tu mi dirai, a me non interessa nulla degli altri, cosa pensano di me, giustamente, ma quello che è più importante è intanto comprendere gli altri, non tanto quello che pensano di te, come ti percepiscono a livello di energia, a livello di vibrazione, a livello di frequenza, dal momento in cui entri in empatia con quelle persone, cosa possono sentire attraverso ciò che gli vuoi trasmettere. Perché la percezione è tutto, dal momento in cui percepisci la tua vita in un altro modo, puoi creare anche risultati completamente diversi in qualsiasi ambiente tu vivi. Ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando, allenati sulla percezione, allenati nel vedere le cose completamente diverse, facendo esperienze diverse, viaggiando, esplorando. Ecco, la parola chiave che ti voglio lasciare è esplorare, esplorare anche il tuo mondo magico, quel mondo interno che è legato a un sacco di informazioni. Stai sulla percezione oggi e inizia a vedere le cose da un'altra angolazione. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.